Estendiamo l'invito anche al dottor Petri, che con il dottor Graziano Piana è l'anima in questa campagna di difesa del territorio. Questa sera, come vedrete, non parleremo, ecco. Accogliamo con un applauso il professor Paola Conte. Anche la professoressa Roione a raggiungerci, che sarà l'interprete della nostra serata. Stiamo attendendo l'arrivo del dottor Carlo Zanonini, che non vedo ma mi dicono essere già arrivato. Perfetto, grazie. Bene, grazie per la pazienza dimostrata, come ho detto poc'anzi sono in imbarazzo, ma non abbiamo avuto alternative, abbiamo combattuto per diverse ore con il traffico di Genova e della Liguria. Bene, intanto grazie per aver accolto il nostro invito, è accaduto tutto di fretta, solo giovedì Rossano Ercolini mi ha comunicato che Paul Connett sarebbe potuto essere qui con noi questa sera e pertanto abbiamo un 448 ufficializzato la conferenza alla quale tenevamo molto. Ringrazio per l'attenzione, la sensibilità e la tempestività anche con la quale tutta la macchina organizzativa si è messa in moto, e un sentito ringraziamento lo devo all'amministrazione comunale di Zumaglia, che ha accolto con grande attenzione e professionalità e tempestività questo tipo di appuntamento di questa sera. Come abbiamo annunciato, non si tratta di una manifestazione pro o contro qualcosa, ma è la straordinaria opportunità di chiacchierare, conversare, confrontarci con due big dell'ambientalismo mondiale, Rossano Ercolini, vincitore del Nobel per l'ambiente, il Goldman Prize, e il professor Paul Connett. Vedremo dopo la biografia del professore, è uno scienziato americano che ha dedicato, si può dire, la sua vita allo studio delle problematiche ambientali. Con me questa sera è un onore avere al tavolo Graziano Piana, che noi tutti conosciamo e tutti apprezziamo per il suo impegno incondizionato a difesa del territorio, ma soprattutto a difesa della salute dei cittadini. Con Graziano Piana altri due colleghi importanti per il loro impegno, per tutto quello che hanno fatto. Sono il dottor Petri e Carlo Zanonini. Carlo Zanonini è stato anche consigliere comunale a Torino, membro per diversi anni della Commissione Ambiente e ambientalista laico convinto. Questa sera dedicheremo molto spazio, gran parte della serata verrà dedicata alla straordinaria esperienza che è racchiusa nella storia Non bruciamo il futuro, il libro che Rossano Ercolini ha scritto dopo la vittoria, dopo aver vinto il Goldman Prize. È una storia emozionante, è una storia affascinante, è una di quelle storie belle dell'Italia bella, che funziona, che noi amiamo. È una storia che ci fa capire quanto le battaglie, anche le più importanti, quelle che si combattono alle volte con non molta convinzione contro i poteri forti, si possano con tenacia, con saggezza, quando si sceglie la via maestra, anche vincere. E la storia di Rossano Ercolini nasce proprio in una piccola cittadina della Toscana, Capannori, vicino a Lucca, dove, un po' come qui nel Biennese,
stava nascendo un mostro, un unico mostro, un inceneritore assolutamente pericoloso per la salute dei propri cittadini. Ed è da qui che inizia una battaglia, la battaglia di tanti, la battaglia che viene identificata anche e soprattutto con Rossano Ercolini, che lo porterà nel 2013 a vincere il Goldman Prize, che è il Nobel dell'ambiente. Ritengo che alle volte leggere le fotocopie o le cose che hanno scritte altre, fatte nostre, non sia una gran bella cosa. Pertanto, come si conviene in questi casi, io farò una brevissima lettura di introduzione per dare per la prima volta la parola a Rossano Ercolini e per poter fare dialogare i nostri ospiti nel corso della serata. Un saluto particolare a Paul Connett, che ha accolto questa sera l'invito di essere qua con noi a Zumagna, e pregherei subito l'interprete di rappresentare a Paul Connett il nostro sentimento di gratitudine, il nostro, quello della comunità di Zumagna, ma quello della comunità biellese. Da Zumagna questa sera lanceremo anche un segnale di difesa incondizionata del territorio. Non c'è solo il pirogasificatore di Andorno Mica che ci preoccupa, è in generale un atteggiamento piratesco da parte di imprenditori che non si fanno molti scrupoli e depauperano il territorio. Noi, Graziano Piana, di questo è un paladino e gliene siamo tutti grati, da anni si batte per questo. Questa sera nasce anche con Paul Connett e con Rossano Ercolini una sorta di comitato che deve abbracciare tante più persone possibili, deve mettere in movimento tutte le associazioni ambientaliste, deve far sì che noi ci sediamo tutti quanti intorno ad un tavolo per dire no a questa condotta, a questo atteggiamento così di pirateria, questo atteggiamento che non porta a nulla di speculazione. Siamo in un momento di grande crisi, siamo in un momento di emergenza, siamo in guerra, l'economia non ci aiuta, obbligatoriamente noi dobbiamo fare una cosa che non sempre abbiamo fatto con diligenza, quella di rispettare il territorio. E la presenza di Rossano Ercolini e Paul Connett questa sera sicuramente ci saranno di grande stimolo, ci saranno di aiuto, di incoraggiamento, ma soprattutto questa sera Rossano Ercolini e Paul Connett sono venuti a testimoniare la loro amicizia e la loro vicinanza. La battaglia di Graziano, la battaglia che noi stiamo conducendo e che condurremo energia a difesa del territorio biellese, possiamo dirlo, caro Graziano, a due amici in più pronti incondizionatamente a sostenerci, permettetemi, questo non è cosa da poco. È la dote che noi, Graziano, ti portiamo. Tu sei stato paladino in questi anni di battaglie difficili, complicate, spesso anche tu ti sei contrastato con poteri forti, con l'ordine dei medici che a volte ti ha tirato le orecchie, con giornali che non sempre ti hanno dato lo spazio. Credo che oggi tu puoi contare sull'appoggio di due amici importanti che sono pronti a, e lo hanno dimostrato con la loro presenza questa sera, dire noi ci siamo, Zumagna è Italia, Andorno è Italia, il biellese è Italia, lo dobbiamo difendere. Entro nel merito della questione leggendovi alcuni brevi cenni per dare immediatamente la parola a Rossano Ercolini. Rossano Ercolini è un maestro alimentare di un piccolo comune della Toscana, in provincia di Lucca, come abbiamo detto, e quando viene a conoscenza dei piani per la costruzione di un inceneritore a pochi chilometri dalla sua scuola, per il bene del territorio e la salute dei suoi giovani alunni, decide di intervenire. Fonda così l'Associazione Ambiente Futuro, con l'obiettivo di informare la comunità dei rischi ambientali dell'incenerimento e di proporre strategie alternative per la gestione dei rifiuti. Seguono anni di battaglie durissime durante le quali Ercolini sfida apertamente gli apparati politici, i poteri economici locali e nazionali, ma alla fine le sue ragioni hanno la meglio e nel 2007 il comune di Capannori è il primo in Italia ad adottare la strategia rifiuti zero, diventando in poco tempo il
centro di un movimento straordinariamente vitale che da Napoli a Milano coinvolge ora sempre più cittadini e tanti amministratori. Nell'aprile del 2013, per questo suo impegno come attivista ed educatore, Rossano Ercolini riceve il Goldman Prize e viene invitato alla Casa Bianca dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Non bruciamo il futuro e la testimonianza fiera e coinvolgente di una battaglia decennale vinta contro poteri fortissimi e la dimostrazione chiara e diretta delle enormi possibilità di un modo di fare politica nuovo e capace di organizzarsi dal basso. È anche uno straordinario manifesto educativo. In tutti questi anni l'autore non ha infatti mai smesso di insegnare. Rossano Ercolini è oggi il simbolo di un ambientalismo capace di incidere in maniera efficace nello sviluppo di un territorio, andando oltre le ideologie e gli schieramenti, perché solo con l'impegno di tutti a prendere parte al cambiamento che la democrazia respira e con essa prende vita la speranza e un futuro migliore. Noi ci andiamo a rivivere attraverso le pagine di questo libro la storia entusiasmante, una storia che pensate un quotidiano come Repubblica commenta in questo modo. In un'Italia dove contro discariche e inceneritori ci sono state tante barricate e pochissime proposte, la storia di Capannori e di Rossano Ercolini dovrebbe essere studiata a scuola. Penso ci sia poc'altro da aggiungere, poc'altro da commentare. Prima di dare la parola a Rossano Ercolini, vorrei anche dire che è un onore, un piacere, è un tassello che abbiamo aggiunto strada facendo quello di cui vi sto parlando. Abbiamo inserito Zumaglia in un quadro, anche in un contesto, nell'ambito delle iniziative collaterali del Giro d'Italia delle buone pratiche per i rifiuti zero, del quale poi Ercolini ci parlerà. Proprio il 27 di maggio da Milano un ciclista con una bicicletta elettrica, Danilo Boni, è partito alla volta di tante tappe, di un'Italia che attraverso una rieducazione allo smaltimento dei rifiuti si pone quale obiettivo? Quello di rigenerarsi, di lanciare prospettive nuove, efficaci per un ambiente sempre migliore. Pertanto Zumaglia diventa una tappa ideale, anche se questa sera con noi non c'è Danilo Boni, ma abbiamo il piacere di immaginare lo sforzo di quanti di farlo quotidianamente e di immaginare questo Giro d'Italia virtuale delle buone pratiche